Scherma, binomio, trasporto e cultura delle antiche armi. Nella sala Giorgio Arcoleo del municipio di Caltagirone si è svolta una cerimonia nel corso della quale la presenza del presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, è stata consegnata la prestigiosa onorificenza dello scudo di bronzo per l'impegno costante e determinato promosso in questi ultimi anni. Caltagirone e Modica sono la testimonianza del radicamento della scherma sul territorio, non solo nelle grandi città, ma nelle città che hanno la capacità di saper sposare quelle che sono iniziative di carattere culturale, che poi sono sportive, che sono di coinvolgimento delle famiglie, sono di coinvolgimento delle amministrazioni. E devo dire che al di là delle capacità organizzative, quelle che hanno dato sempre come testimonianza questi due centri è di avere un substrato socioculturale che ha consentito all'attività della scherma di radicarsi, perché sia a Caltagirone che a Modica l'attività schermistica da considerare di primo piano, sia per le capacità che ha di proporre iniziative, organizzare eventi, sia per i risultati che hanno ottenuto i propri atleti. All'iniziativa hanno preso parte anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale, il presidente dell'Accademia d'Armi Agesilao Greco di Caltagirone, Massimo Porta, unitamente alla maestra Gloria Salerno e all'intero direttivo. Siamo particolarmente orgogliosi del riconoscimento che la Federazione Italiana Scherma, che non è un riconoscimento qualsiasi, dà a tutta la famiglia dell'Accademia d'Armi Agesilao Greco di Caltagirone, che ho l'onore di presiedere e di guidare con tanti amici, ma soprattutto con la maestra Gloria Salerno, alla quale abbiamo simbolicamente dedicato il premio, perché certamente con la tradizione viene premiato l'impegno, la costanza, la determinazione, la passione di questi anni, e Gloria insieme a noi di passione ne ha messa tanta.